Ecco, qui siamo nel cuore della cantina sociale della Valle Isarco, siamo in compagnia di Arvin Gratel, che è il direttore generale. Buongiorno Arvin. Buongiorno. Allora, che cosa significa fare il vino in una terra di montagna, bella come questa e con tanta cura del dettaglio? Per noi naturalmente è un privilegio essere in questa zona, si parla della Valle Isarco, zona più nord d'Italia, siamo su vigne tra 500 e 1000 metri, praticamente si parla di viticoltura eroica a tutto in pendenza. Noi come cooperativa abbiamo 130 soci, sono 130 famiglie che coltivano 150 ettari di vigna tra Bolzano e Bressanone, maggior parte vini bianchi. Qui adesso ci troviamo nella cantina dove facciamo le nostre selezioni, abbiamo le botti di legno grandi con legno di acacia e rovere francese che sono neutrali. Dietro abbiamo visto la barricaia nostra, barrique come già spiegavo facciamo pochissimo perché noi con i nostri vini puntiamo soprattutto sull'eleganza, sulla freschezza, sul frutto primario, sulla civiltà. Per questo motivo abbiamo naturalmente la maggior parte della nostra cantina. Quindi vini eleganti con una bella selezione, tre diverse linee perché c'è una linea base, una riserva e una top di gamma. Esatto, noi praticamente abbiamo fatto questa selezione di tre linee, linea classica, tutto acciaio, vini belli beverini, eleganti, un po' più facili da bere, poi abbiamo la nostra linea selezione, che sono i nostri migliori vigneti che abbiamo, vini più strutturati ovviamente, rese molto più basse, più complessità, più lunghezza, e poi abbiamo le nostre due riserve, sono singolo vigneti del Monastero di Pisa. E abbiamo visto anche una scommessa vinta, quella di un metodo Charmat di locale, quindi fatto con quali uve? 90%? 90% Mulaturga, giustissimo, e 10% di Silvaner, una cosa nuova che abbiamo fatto per avere anche una bollicina, siamo l'unica bollicina in valle, una bollicina d'aperitivo, abbastanza semplice da bere e ideale con gli abbinamenti. Cantina sociale Valle Isarco. Grazie. Eccoci, questo è uno spettacolo unico, secondo me unico anche in questo periodo dell'anno. Siamo in Valle Isarco, siamo con Michele Heimer al Packerhof. Ho detto tutto giusto? Sì, Michele Heimer, Packerhof, giusto. Posso quasi fare l'esame di tedesco. Siamo in una vigna stupenda, in un luogo meraviglioso. Abbiamo visto un maso che risale? Allora, a quasi 1000 anni. Ecco, esisteva prima dell'abbazia. Sì, esisteva prima dell'abbazia, sempre nella stessa famiglia, proprietà della stessa famiglia. E abbiamo visto una cantina storica ma allo stesso tempo quasi rinnovata completamente, con un'idea di immagine architettonica particolare. Dici che cosa state facendo? Sì, grazie. Allora avevamo 5 cantine in totale, adesso abbiamo fatto quest'anno una nuova cantina sotto il parcheggio grande, che rappresenta proprio l'aspetto dell'architettura moderna che vogliamo combinare con la struttura del passato, col vino. Un posto dove poi possiamo fare anche una mostra d'arte, un concerto, una grande tavolata, un aperitivo per presentare poi sempre il vino e la cultura del vino. Ecco, quali vini? Noi abbiamo qua esclusivamente vini bianchi, 9 in totale, soprattutto il Kern che è molto famoso, il Silvana, Mulaturga, ma anche una cuvée che ormai fa parte dei 50 migliori vini d'Italia, siamo molto contenti, orgogliosi. E sentiamo una grande passione per il vino e per l'architettura e per la gastronomia. E noi sentiamo una passione per questo territorio che è fatto anche di questi colori. Michele, posso dire Michele o Michael? Ecco, guardate che meraviglia. Che cosa secondo te possiamo dire? Un motivo o due per venire qua? Ma è il paesaggio soprattutto. Soprattutto in questo periodo con questi colori diventa proprio un paradiso. E poi questa tradizione. Poi la tradizione, la cultura e l'hotel in mezzo ai vigneti, poi nei pressi del famoso convento, l'abbazia di Novacella, certo. Diventa proprio Novacella un punto di riferimento. Grazie.